Bitcoin potrebbe arrivare ai 200.000 dollari. No ragazzi, non sono le solite sparate uscite dai soliti investitori, analisti vari che decidono a tutto un tratto di diventare bullish, ma sono delle posizioni aperte. Lo vedremo meglio nel corso di questo video. Oltretutto, questa potrebbe essere una settimana veramente fondamentale per tutto il sistema delle criptovalute. Il 17 giugno sarà la data cruciale, la data X da tenere sotto controllo. Io direi ragazzi, lasciate un like se vi piacciono questi argomenti, se vi piace la libertà finanziaria, e iscrivetevi al canale perché così mi darete modo di continuare a essere spronato a portare sempre contenuti di maggiore qualità. E poi iniziamo con il video subito dopo la sigla. Oggi ragazzi torno a parlare di Bitcoin, so che è il vostro argomento preferito e anche il mio, però mi piace spaziare, diversificare, non voglio essere monotematico, e facciamo una veloce carrellata delle notizie più importanti che ci sono state questa settimana. Molto probabilmente alcune già le conoscete, altre forse no. Una di queste è sicuramente quella del El Salvador, che è il primo paese al mondo ad accettare come corso legale il Bitcoin. Sicuramente potrebbe anche essere una bellissima mossa di marketing per rilanciare un paese che forse qualcuno non aveva neanche mai sentito nominare, perché effettivamente è un paese molto piccolo, ma è un primo passo, ok, per il Bitcoin. Se fosse successo a gennaio o a febbraio, sicuramente avremmo visto il Bitcoin schizzare oltre 100.000 dollari, ma adesso è quasi passata, non dico in sordina, ma insomma non c'è stata una grande reazione del prezzo, che però oggi sta recuperando sempre grazie anche al solito tweet di Elon Musk. Stiamo attaccando i 40.000 dollari dopo che Elon Musk ha ufficialmente detto che non ha venduto Bitcoin, la Tesla, ha venduto solo un 10%, ma già mesi fa, per dimostrare che vendere Bitcoin era possibile, che il mercato era molto liquido e che anche vendendo un 10% delle sue posizioni da oltre 1,5 miliardi di dollari non sarebbe dampato il mercato. Così è stato, quindi è stato un test anche direi riuscito, ma le posizioni quindi su Tesla sono rimaste completamente aperte, quindi hanno ancora i loro Bitcoin. Ha inoltre ufficialmente dichiarato che Tesla tornerà ad accettare Bitcoin quando almeno il 50% del mining sarà a energia rinnovabile. Infatti il trend dell'ecosostenibilità è stato portato con violenza da Elon Musk, che ha deciso dal giorno alla notte che doveva essere il trend del momento. Così è stato e ora tutti si stanno preoccupando su come produrre, come minare Bitcoin in modo ecosostenibile. Secondo me non è del tutto negativo, anzi, perché dare uno sguardo all'ambiente e anche al progresso penso che sia ormai il futuro, e Bitcoin effettivamente sta dimostrando che può essere minato anche in modo ecosostenibile con energia rinnovabile. In Nord America si sta infatti muovendo in questa direzione e vedremo appunto che cosa succederà. Quindi Tesla ha detto torneremo ad accettare Bitcoin in sostanza. Altra notizia direi importante, quella di Warren Buffett, che ha investito oltre 500 milioni di dollari su Nubank. Ragazzi, Warren Buffett è colui che definiva Bitcoin veleno per topi, valore intrinseco zero, le criptovalute sono tutte scam e un ponzi, però intanto ci ha investito 500 milioni di dollari perché Nubank è una startup, è un'azienda che vuole sviluppare progetti e servizi su criptovalute, addirittura vuole offrire ai propri clienti degli ETF su Bitcoin ed Ethereum, quindi in questo modo riesce ad avere un'esposizione indiretta senza doversi preoccupare di come detenere le cripto, aprire un conto su un exchange, fare chissà quale manovre, semplicemente comprando i titoli appunto di questa azienda ed entrare come investitore. Si sta però di fatto esponendo al mondo delle criptovalute, quindi state sempre attenti e date molta importanza alla discrepanza tra quello che dicono piuttosto che quello che fanno. Ora direi entriamo nel vivo di questo video, perché Bitcoin potrebbe raggiungere i 200.000 dollari. Ragazzi, oltre al fatto che sono in tantissimi a crederlo, abbiamo tanti modelli che abbiamo già visto parecchie volte all'interno di questo canale che testimoniano che Bitcoin potrebbe raggiungere cifre più alte anche dei 100.000 dollari nel corso di questa bull run, la cosa veramente importante è il fatto che ci sono oltre 425 Bitcoin in option con strike a 200.000 dollari con chiusura a fine anno. Quindi sono davvero tanti per ora gli investitori che credono che Bitcoin potrebbe raggiungere i 200.000 dollari. Infatti va tenuto anche in considerazione che mentre quelli che vendevano erano praticamente quasi tutti indirizzi in perdita, quindi retailer presi dal panic sell, sto parlando del periodo del dump, quelli che invece compravano e accumulavano
erano le grosse balene che hanno rastrellato completamente il Bitcoin. Anche MicroStrategy acquista ulteriori Bitcoin per un altro mezzo miliardo di dollari, andandoli a chiedere a mercato, quindi si sta esponendo ancora di più. Vi invito ad andarvi a vedere il video che ho fatto e che trovate all'interno di questo canale, in cui parlo di Michael Saylor e della sua storia con MicroStrategy, che al momento detiene oltre 100.000 Bitcoin. Ed infine la notizia che mi manda più in FOMO e che spero possa venire confermata, cioè il 17 di giugno dovrebbe esserci l'approvazione dell'ETF su Bitcoin ed Ethereum. L'approvazione dovrebbe arrivare dalla SEC, l'ente di controllo americano della borsa e della finanza appunto americana, e nel caso, ragazzi, dovesse avvenire, questa approvazione sarebbe un'ondata di liquidità e di nuovi miliardi che entrerebbero all'interno del settore delle criptovalute, tanto da far pensare ad alcuni analisti che se ciò dovesse avvenire potrebbe esserci il famoso superciclo. Il superciclo, ragazzi, è quella fase di crescita continua del Bitcoin senza bear market. Abbiamo infatti visto come ci sono già state diverse bull run precedute dai vari halving, ma poi successivamente sono state seguite da un bear market. Nel caso in cui dovesse esserci questa approvazione dell'ETF da parte della SEC, molti analisti sono convinti che il bear market potrebbe non arrivare almeno fino al prossimo bull market post halving, quindi stiamo parlando del 2025-2026. Ragazzi, io direi che sicuramente sarebbe comunque una notizia super positiva, perché porterebbe veramente tanti soldi all'interno del settore. Ma perché pensiamo che la SEC potrebbe approvare l'ETF se già non lo ha fatto precedentemente? Perché le cose sono cambiate. È vero che l'ETF doveva essere già approvato a marzo ed è stato spostato a giugno, ma sono entrati tanti tanti soldi e non possono ignorarlo, soprattutto ora che addirittura dei paesi stanno decidendo di utilizzare Bitcoin come riserva di valore, interi paesi, perché non è solo El Salvador, ma anche tutto il Centro America, alcuni paesi veramente stanno pensando seriamente di esporsi in modo corposo sulle criptovalute, quindi non possono ignorare all'infinito questo settore. Non è più come prima, come un anno fa, due anni fa, quando c'erano pochi miliardi di dollari sul mercato. Ragazzi, Bitcoin è arrivato a capitalizzare oltre un trilione e tutto il settore delle cripto ha capitalizzato oltre 2,5 trilioni. Sono davvero tanti tanti soldi che non possono più essere ignorati, quindi vedremo se questa potrebbe essere effettivamente la data utile. Potrebbe ovviamente anche essere rimandata e potrebbe anche essere negata. Questa sarebbe, diciamo, il rovescio della medaglia, perché se dovesse essere negato l'ETF potrebbe non essere proprio positivo, soprattutto in una fase già critica di mercato come quella che stiamo vivendo. Ragazzi, quindi occhi puntati sul 17 giugno, occhi puntati sulla decisione della SEC riguardo alle Bitcoin. Vedremo quello che succederà. Sicuramente le notizie fondamentali sono sempre più forti, lo stiamo vedendo, non sta cambiando niente, ragazzi. I presupposti che hanno dato via alla bull run ad ottobre del 2020 sono solo più forti, non sono cambiati, e questo è quello che secondo me bisogna sempre tenere in considerazione quando si fa un investimento, e non guardare il breve periodo, le oscillazioni e la volatilità del mercato. Io spero, ragazzi, che questi contenuti vi risultino interessanti. Se così lasciate un like, noi ci vediamo al prossimo video, grazie di aver guardato, ciao!